È sul piede di guerra Giovanni Cortopassi, proprietario di un appartamento sito in via Pattana, Ponte Tetto, e che rientra nel complesso degli alloggi ERP, ancora per la maggior parte vuoti. Da quando ha acquistato l'immobile nel mese di maggio dell'anno appena trascorso per una cifra che si aggira in totale intorno ai 120.000 euro, per Giovanni sono iniziati disagi dovuti per lo più ad abbondanti infiltrazioni di acqua. Disagi che riguardano nello stesso modo anche le palazzine adiacenti. I danni sono visibili nelle pareti esterne, dove sono in corso lavori da parte di una ditta indipendente che sta procedendo a ristuccare con un altro materiale isolante. Difettose le guarnizioni delle finestre, danni evidenti alle scale e ai muri interni. Una situazione divenuta ormai insostenibile, secondo Cortopassi, che vuole far sentire la sua voce, anche se lo studio legale di riferimento lo ha dissuaso dal coinvolgere la stampa. Allora, lei ha acquistato questo appartamento 7 mesi fa, ma presenta dei disagi esterni e interni veramente gravi. Di cosa si tratta? Si tratta più che altro di infiltrazioni di acqua dovute al costruttore finale. Adesso c'è un'altra impresa che sta cercando di rimediare a questa cosa, però non so i tempi quali saranno. Io sarei contento se l'ERP si ripigliasse tutto, arredamento compreso, con tutti i soldi che gli ho dato io. Quali sono i disagi nel particolare, anche interno? Umidità da tutte le parti. Poi anche altre piccolezze di cui non ricordo, tipo la GEA, tipo quella cosa, quell'altra. Poi ogni volta che vado là sono tutti introvabili, per cui è così. Devo arrangiarmi tramite avvocati e compagnia bella. Una situazione però che deve rimanere in sordina, a quanto pare. Sì, difatti mi ha scritto il legale dell'ERP, perché quando mi sono arrabbiato ho usato anche delle parole abbastanza forti, per cui l'avvocato di loro mi ha scritto di non diffondere la notizia ai media, eccetera, eccetera, giornali e quant'altro. Come mai, quindi, secondo lei? Ma secondo me perché il comune è socio con l'ERP, ha una quota. Poi ci sono altre situazioni di cui non conosco, però già la questura con il giardino e compagnia bella, la finanza, eccetera, eccetera, stanno indagando già.